diventato un grosso genio, è diventato tutto. Allora una volta ho detto, ma perché sei così disperato? Gli ho detto, cosa c'hai, cosa vorresti, cos'è che vuoi per non essere disperato? Voglio che Dio mi mostri il suo volto. You dumb little beautiful girl, you are Fernanda Pisano. I am, yes. You are a great intellectual girl of Milano. People no, hate you Milano. Because you're beautiful, that's why they hate you. You think so? Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Bang. Bang. Hello, boom. Boom, right. Siamo negli anni 60, una giovanissima Fernanda Pivano, nome tutelare della Beat Generation in Italia, cerca di intervistare Jack Kerouac, con Allen Ginsberg tra gli esponenti più significativi della Beat Generation. Il termine fu coniato proprio da Kerouac nel 1948, ma intervistare Kerouac per la Pivano non è facile. Will you tell us something about what you think? I wish I could speak Italian, no. Signorita. But no. It's not important. Signorina. Signora? Never mind. Je désirais de beaucoup de vous répondre en français, mais je ne peux pas parler d'elle. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien, vraiment. And will you tell us something? Parle assez peu français, tu devais écouter des fois. Tu veux que je parle français? Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Oui. Ma dunque, il primo incontro con Kerouac è stato a San Francisco. Perché avevano fatto un reading alla Galleria Six. E allora c'era questo gruppo di poeti, che adesso sembra un uovo di Colombo, ma che allora non ci si pensava. E allora c'era Ginsberg che ha detto per la prima volta lo Howl. Era stato una specie di glorioso trionfo questo Howl. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn, looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient che non era soltanto un glorioso trionfo, era l'inizio di una storia che ha cambiato il mondo. Jack Kerouac. Jack, dimmi se sei nervoso. Sei nervoso ora? No? Good. Jack, ho un paio di domande per te che credo siano interessanti. Quanto tempo hai impiegato a scrivere sulla strada? 3 settimane. Quanto? 3 settimane? È affascinante. Quanto tempo sei stato sulla strada? 7 anni. 7 anni. Io sono stato 3 settimane sulla strada e ho impiegato 7 anni per scriverne. Bene, si dice che tu scrivi così velocemente che non ti piace usare la normale carta per macchina da scrivere e che al suo posto usi un lungo rotolo di carta. È vero? Sì, è vero. Quando scrivo un romanzo non voglio modificare il flusso del mio pensiero. Ma mi piaceva tanto questo Underwood, dove tutti andavano in assoluta libertà, era il libro della libertà quello. Era che viene il libro della libertà. E mi piaceva molto. Sì. Ma allora era stato abbastanza divertente che che non c'era verso di farlo pubblicare. Allora c'era questo libro, io avevo fatto un giudizio editoriale per la Mondadori e loro mi hanno quasi licenziato per questo, ma però insomma in questo giudizio editoriale dicevo, io credo di poter prevedere che questo libro sarà l'annuncio di una nuova generazione. Ginsberg ed io siamo artisti poeti e i giovani hanno preso molto da noi. Ma ad un certo punto, a metà degli anni 40, noi facemmo partire questa cosa chiamata Beat Generation. Ma un sacco di opportunisti, profittatori, comunisti ci saltarono sulle spalle, in particolare sulle mie, non sulle sue. E Ferlinghetti mi è saltato sulle spalle. Stravolsero l'idea che io avevo che la Beat Generation è una generazione di beatitudine, di gioia per la vita, di tenerezza.
E cominciarono a parlare di rivoluzione beat, di insurrezione beat, parole che io non ho mai usato, essendo un cattolico. Compare, ma la libertà è una cosa che ai giovani piace, sai? La ricerca della libertà. La ricerca della libertà, o anche la libertà. A te non piace la libertà. Sì. Ma se non ti piacesse la libertà, credi che tu staresti con tuo fidanzato? Certo. Credi a me, tu non ci staresti se non amassi la libertà. E che viene la libertà, puoi dare i bacini quando vuoi al tuo fidanzato, per esempio. Prima non si poteva mica, sai? Lo so. Ma neanche... A parlarne. Ma neanche a parlarne di dare i bacini al tuo fidanzato. Saresti tanto cattiva se tu dessi il bacino al tuo fidanzato. E invece secondo quello là, no. Se avevi voglia di baciare il tuo fidanzato, dovevi poterlo baciare. Intenso e prolungato fu anche il rapporto personale tra Fernanda Pivano ed Ernest Hemingway. Io mi consideravo la sua Giovanna d'Arco e lui mi considerava la sua Giovanna d'Arco. Per Hemingway l'amicizia e la collaborazione con Fernanda Pivano sono state un punto di riferimento. I due si incontrarono per la prima volta in Italia nel 1948 a Cortina d'Ampezzo. Sono andata così come ero, senza neanche cambiarmi le scarpe, stavo nevicando. Sono andata sul primo aereo, il primo treno che andava a Venezia. E alla sera sono arrivata, perché era molto difficile arrivare a Cortina di quei tempi. E così ero arrivata a Cortina e... E come ci arrivò, se era difficile? Col trenino delle Dolomiti. Ah, ecco. Faceva. Un treno a vapore. Faceva. Trenino delle Dolomiti. Ma era così carino il trenino delle Dolomiti, poi faceva tutte le cose che si pensa che deve fare un trenino, insomma. Quelli sono i trenini seri. Tutto il resto sono balle. E alla sera sono arrivata lì in questo albergo Concordia, che era aperto apposta per lui. E mi sono messa lì sulla porta, perché lui era là in fondo alla sala, e a me pareva di sognare che lui fosse là in fondo alla sala. Ma come mai qui c'è qualcosa di sbagliato, pensavo, non è mica possibile. Mi era venuto incontro attraverso la stanza con le braccia aperte. Ma ragazza, a te ti piace il tuo fidanzato, ma sai. Vedi, finché che si attraversa la stanza, così è stato abbastanza strano. E allora io sono andato incontro e mi ha fatto uno hug, lui li chiamava hug, questi abbracci senza ritorno, sai, come si diceva una volta. E lui era tanto carino, sai. Io sono stata una gran cretina non andare a letto con lui. Avrei dovuto andarci, e come? E invece non ci sono andato. Nel 1941 l'antologia di Spoon River appare per la prima volta in Italia grazie alla giovane Fernanda Pivano su iniziativa di un poeta, Cesare Pavese. Si era in pieno regime fascista. Per la Pivano l'antologia di Spoon River fu un colpo di fulmine. La aprì proprio a metà e trovò una poesia, Francis Turner, che finiva così. Mentre la baciavo con l'anima sulle labbra, l'anima d'improvviso mi fuggì via. Negli anni 70 Fabrizio De André fu ispirato dall'antologia di Spoon River e ne trasse un album. Iniziò così la collaborazione con Fernanda Pivano, con la quale intrecciò una profonda amicizia. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma... lui veramente era un uomo che pensava solo agli altri. Eravate simili? Era in contatto con l'aldilà. Gli altri erano... Gli altri erano Dio. Lui era una
anarchico. E noi avevamo sempre questo sogno anarchico, perché anarchia significava libertà, significava la libertà. Voglio che diamo i nostri a sua volta. Allora sai che cosa vuoi fare? Io non ho mai pensato alla morte di Piero. Era un ragazzo dello stesso suo amore, ma l'uniforme di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo. Quasi forse, io dico sempre quasi forse. Non ti sei ancora annoiata? No, assolutamente, anzi. Quasi forse. E mentre gli urli questa premura, quello si volta ti vede a paura. Domani ci incontreremo. Domani ci incontriamo? Ancora. E dov'è che ci incontriamo domani? Ci incontreremo sempre.